Perde un brutto pallone qui e può andare in contropiede. Uno contro uno e c'è il gol dell'1-0 da parte di Tomei. 1-0 per la Lusitana. Tomei, basso e forte. Può partire il contropiede dei padroni di casa, che sono 3 contro 1. Sulla sinistra, su destra accompagna un giocatore che trova il gol dell'1-1. Buona azione in contropiede di Ciattaia. Boschi basso, la traversa. Dopo il tiro di prima intenzione, alla fine riesce a spazzare via un giocatore dell'Airone. Cerbarano. Palla corta, in qualche modo taglia Boschi. Poi Tomei, bella la palla per Cerbarano sul secondo palo. Non riesce però a trovare lo specchio della porta. Ciattaia pressato, Tomei riesce a rubarla e trova il secondo legno personale, oltre che di squadra. Lottare. Riesce ad arrivare Francesca Angeli, vince il contrasto. Poi 1-2, il tiro di Francesca Angeli è alto. Vanille, tutto buono. Poi da terra non riesce a controllare bene. Adesso Ciattaia sulla destra, 1-2 con un compagno. Ancora Ciattaia con il sinistro, la parata e poi il colpo di testa sotto misura di Vaccaro, che trova il gol del 2-1 per l'Airone. Sotto le gambe di un avversario. Poi c'è Cerbarano. Bella palla per Barba. Barba per Tomei. Il tiro della terza volta che sfiora il gol Tomei. Tomei. Andare via uno contro uno. La palla al centro. Il tacco da parte di Argenti e il palo. Tomei non arriva per poco Stella. Ottima occasione per la Lusitana. Taglia Boschi con il destro. Ottima la risposta di Ceci. De Boschi sulla destra per Tomei. Tomei con Stella, 1-2. Tomei di punta, la palla rimane lì. Ancora buona per Tomei, che trova il gol del 2-2 per la Lusitana. Barba ancora per Tomei. Tomei con l'esterno, si inserisce, 1-2, la chiude, troppo, palla fuori, su Taglia Boschi, Tomei, si abbassa Stella, Taglia Boschi, una conclusione potente, buona parata di Ceci, Barba, Barba, spalla alla porta, buona palla sul secondo palo, dove arriva Tomei, ancora un altro palo per Tomei, poi Stella. Sei confusa, adesso può partire il contropiede degli ospiti che girano questo pallone verso Barba, si butta dentro Cerbarano, servito ora, pensa alla conclusione, poi trova Tagliaboschi ancora per Cerbarano che apre il piattone sotto le gambe di Ceci, sigla il gol del sorpasso, 3-2 Lusitana. È da solo, uno contro uno, lungo il tiro curato da Ceci, ancora lungo il palo, l'ennesimo per la Lusitana che non riesce a trovare il gol del 4-2. D'esperienza, riesce a evitare l'intervento avversario, poi a servire bene sulla destra per il tiro di lungo. Palla fuori. Lungo, tocca dietro per Tomei. Tomei lancia sulla sinistra Stella. Può andare Stella con il sinistro che trova il gol che chiude la partita. Quello del 4-2. Finisce qui la partita. Vince la Lusitana 4-2 sul campo dell'Airone.